Fontana ha fortemente voluto realizzare questo suo sogno, quello di donare una statua di Padre Pio a Santa Margherita Ligure. E perché tutto questo? Perché lui ha viaggiato moltissimo, è andato nei luoghi della fede, nei luoghi della preghiera, nei luoghi sacri, è stato in Medio Oriente, è stato a Gerusalemme, ma ciò che lo ha colpito maggiormente è stata proprio la visita al santuario dedicato a Padre Pio. Poi lui, io l'ho conosciuto in occasione del premio letterario Santa Margherita Ligure, perché è un maestro della fotografia e quindi da lì poi sono nate le possibilità di organizzare anche degli incontri, delle mostre fotografiche. Ne abbiamo organizzato una alla Casa del Mare molti anni fa, una al Castello, un'altra a Villa Durazzo, quindi è legato fortemente a Santa Margherita. Lui, siciliano di nascita, ligure di adozione, però è legato molto a questa città. E allora le foto, le mostre, i viaggi, i libri che ha pubblicato Mariano Fontana, qui abbiamo alcune pubblicazioni, I luoghi dello spirito, vedete questo librone molto bello, denso, pesante, sono raccolte molte fotografie, molte testimonianze dei luoghi visitati da Mariano Fontana, luoghi della fede, luoghi della testimonianza. E allora lui ha pensato, dice, facciamo qualcosa legato a Santa Margherita Ligure. Voleva donare una statua, la statua di Padre Pio. Allora si rivolge a noi, si rivolge all'Associazione Culturale Tigulliana e dice, voglio donare questa statua a Santa Margherita. Però sorge il problema di dove collocare questa statua, all'aperto, in una piazza, a Villa Durazzo, nel convento dei Cappuccini, ma dove nel convento? Anche lì, nell'orto, nel cortile. All'aperto non è possibile, insomma, coinvolgiamo tutti. Questo percorso dura oltre 2 anni e praticamente il fatto di legare questo ricordo alla statua e a Santa Margherita a me piace moltissimo, perché io sono un devoto di Padre Pio, ma sono soprattutto un amico dei frati Cappuccini. Qui abbiamo la rappresentanza dei frati Cappuccini, a cominciare dal padre Guardiano, padre Teobaldo e poi tutti gli altri confratelli che hanno cercato in questi anni di darmi una mano. Dove trovare la collocazione per Padre Pio? Bene, allora intanto io ricordo sempre che in questa zona c'erano due frati a me particolarmente cari. Uno, padre Giorgio, che è stato un'istituzione per Santa Margherita Ligure. Quando io cito padre Giorgio sfondo una porta aperta, ovviamente. Padre Giorgio, il padre cantiniere, ma anche colui che andava a cercare di incontro alle persone malate, ai bambini, a aiutare tutte le persone bisognose di Santa Margherita Ligure. È stata una vera e propria istituzione. Io ho una vecchia cartolina, addirittura a colori, degli anni 50. Padre Giorgio che sale dalla strada qui che porta al convento dei frati Cappuccini. E poi Padre Romano da Calige, anche lui per tanti anni guardiano del convento di Santa Margherita. Questo affetto nei confronti di Padre Pio, dei padri Cappuccini, eccetera, questa vicinanza mi coinvolge e dico, dobbiamo trovare la soluzione per la statua. La devozione verso Padre Pio è qualcosa di personale, ciascuno la tiene per sé, fa parte della propria sfera personale, però Padre Pio sa guardare alla semplicità dei cuori e in questo caso sa guardare alla semplicità della fede, della devozione di Mariano Fontana e di sua moglie, Giuseppina. Un applauso anche per la moglie di Giuseppina. Noi frati offrire alcune brevi riflessioni che saranno più suggestioni che riflessioni, che ci aiutino a comprendere il significato vero di questo evento, ossia ad illustrare la figura di San Pio, la cui immagine sarà poi esposta alla venerazione dei fedeli che visiteranno questa chiesa. Chi è stato Padre Pio? Penso che la biografia la conoscerete, ma
perché la sua figura si è imposta al mondo con una forza irresistibile durante tutto lo scorso secolo e che raggiunge ancora milioni di persone in tutto il mondo. Si potrebbe rispondere facilmente. San Pio, Padre Pio lo chiamiamo più affettuosamente, fu un santo di prima grandezza, immagine vivente di Gesù Cristo, che ha riconciliato innumerevoli persone con Dio, donando loro la gioia e la pace di una ritrovata amicizia con il loro Creatore e con il loro Redentore. Oppure si potrebbe ancora rispondere che San Pio è stato un grande benefattore dell'umanità, che ha distribuito a piene mani salute e benessere con innumerevoli miracoli testimoniati fortemente. Ma lui, Padre Pio, cosa diceva di se stesso? A chi glielo chiese? Gli fu chiesto, come secoli prima a Francesco d'Assisi, perché tutto il mondo ti viene dietro? Gli fu posta questa domanda. E lui rispose: sono solo un frate che prega. E poi la benedizione. Ecco. Un applauso. Questo è il momento di preghiera. Siamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, corona di tutti i santi, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Con il tuo spirito. Il rito di benedizione che stiamo per celebrare, esponendo alla venerazione del popolo cristiano l'immagine di San Pio nella pietra cina, rende anzitutto gloria a Dio, fonte di ogni santità. Disponiamo i nostri animi a comprendere il vero significato di questa benedizione, offrendo alla attenzione dei fedeli le immagini dei santi. La Chiesa Madre vuol porre sotto i nostri occhi l'effigie di coloro che, guidati dallo Spirito Santo, hanno seguito Gesù in vita e in morte. Sono giunti alla perfetta unione con Cristo. Essi sono amici ed eredi del Signore Gesù, nostri modelli e patroni. Ci amano, ci soccorrono, intercedono per noi in forza del misterioso vincolo di comunione fra i membri della Chiesa Pellegrina, che siamo noi nel mondo, e coloro che sono già entrati nella Gerusalemme del Cielo. Amen.